L'edizione di X Factor si è appena conclusa, ma senza dubbio sappiamo chi è stato il vero protagonista. Stiamo parlando ovviamente del giudice Mika, che non avrà vinto la gara perché ha trionfato per l'ennesima volta Morgan con il suo pupillo Michele, ma per carisma e personalità è entrato nel cuore di tutti quanti i telespettatori. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella puntata del 14 dicembre, il cantante ha raccontato qualcosa della sua vita privata e anche ha descritto la sua incredibile casa di Milano. È stato uno degli anni più belli di tutta la mia vita, ha rivelato Mika a Fabio Fazio, perché è come una nuova porta che si è aperta e ho scoperto una nuova cultura che non è troppo lontana dalla mia cultura libanese. Ho scelto di fare X Factor perché era una sfida che mi faceva paura e che mi fa ancora paura. Mi sono detto, è un po' pazzo, non so parlare l'italiano, non so perché lo sto facendo, ma chi se ne frega. Ho iniziato a studiare italiano un mese e mezzo prima delle audizioni di X Factor, quindi a metà aprile, ha spiegato il cantante. Non avrei potuto fare niente di tutto questo senza la mia insegnante siciliana che si chiama Isabella. Lei ha dovuto vedermi tutte le mattine dimostrando di essere una donna molto forte perché io al mattino sono un mostro. E Mika poi continua. La mattina sono veramente un mostro, vivo da sempre di notte, noi lavoriamo di notte. Durante la notte io voglio lavorare, sono iperattivo. Di mattina invece sono la disevoluzione umana. Sono come una scimmia, mi evolvo con un bicchiere di caffè e in un'ora ho fatto tutta l'evoluzione di Darwin. Il cantante poi ha rivelato anche alcuni dettagli sulla sua casa di Milano. In casa ho tanti quadri dal Libano e ancora di più dalla Siria perché mi piace l'arte tipica di quei luoghi. Qui a Milano ho anche un po' di oggetti fatti con mia sorella, facciamo tanti disegni e sculture insieme. Insomma, casa mia è una specie di workshop. Per me la casa è innanzitutto un posto dove posso lavorare in pace. Bravo Mika!